Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura andiamo a Pescara, dove torniamo a parlare delle aree di risulta, perché l'intervento partirà con fondi pubblici per riqualificare il primo lotto. Verranno utilizzati quasi 20 milioni, di cui 16 arrivano dal Masterplan e 4 dalla Fondazione Pescara Abruzzo. E intanto nelle ultime ore il Comune ha ottenuto anche i contributi statali per far fronte al pagamento del debito contratto 7 anni fa. Paolo Renzetti. Grandi novità per le aree di risulta di Pescara. Questa mattina l'amministrazione comunale infatti ha annunciato l'avvio della bonifica per gli ultimi mesi di quest'anno del primo lotto della zona a ridosso della stazione ferroviaria. Tutto questo poi porterà all'avvio dei lavori nei primi mesi probabilmente del nuovo anno. 2 mesi fa noi abbiamo chiuso la procedura che avevamo avviato per il discorso con i privati perché non abbiamo trovato nel bando un privato che rispondesse con un intervento complessivo sull'area di risulta. Sappiamo di avere a disposizione 20 milioni e 500 mila euro per intervenire su quell'area. Cominciamo con un primo lotto che prevede la bonifica di tutta l'area di risulta, importantissima. In cosa consisterà questa bonifica? La bonifica ambientale prevista per tutti gli interventi pubblici, quindi ci sarà un progetto di bonifica che poi sarà effettuato dall'impresa che vincerà il bando. A questa bonifica seguirà l'intervento di realizzazione del parcheggio lato sud con 1000 posti auto, la realizzazione del parco centrale di circa 6 ettari e mezzo, 65 mila metri quadrati, quindi un intervento importantissimo oltre alla viabilità e al terminal bus nella zona nord in corrispondenza dell'Hotel G. Questi interventi saranno realizzati tutti dal pubblico, nel senso che gli interventi saranno fatti dal Comune di Pescara. Sappiamo che abbiamo a disposizione delle somme e le utilizziamo per sbloccare finalmente, dopo tanti anni, quel processo di riqualificazione dell'area di risulta. Nell'occasione il sindaco Carlo Masci ha poi annunciato che il Comune di Pescara potrà, grazie ad un decreto interministeriale, avere dei fondi e delle risorse straordinarie per far fronte al debito sottoscritto dall'ente 7 anni fa e da pagare in 10 anni e non più in 30, come aveva deciso nelle scorse settimane la Corte Costituzionale con un'apposita sentenza. Qualche mese fa avevo lanciato l'allarme di questa richiesta pesantissima nei confronti del Comune di Pescara e di altri comuni italiani a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che aveva stabilito che la somma assegnata al Comune nel 2015 per il piano di rientro dovesse essere restituita non più in 30 anni ma in 10 anni. Sarebbe stato un peso incredibile per il Comune, dovevamo restituire già a giugno circa 12 milioni e mezzo di euro. Avevo lanciato quell'allarme e da allora ho cominciato un'interlocuzione con il Ministero, con tutti coloro che potessero aiutare il Comune a trovare le soluzioni all'interno di un intervento statale. Adesso abbiamo avuto la notizia che ci viene dal Ministero, anzi dalla conferenza Stato-Città, la notizia è che lo Stato ha stanziato risorse per intervenire a favore dei comuni che si trovano nella condizione di quello di Pescara. E a Pescara questa mattina il consigliere regionale dei 5 Stelle Pettinari si è recato in via Lago di Borgiano per criticare i progetti di regione e comune ed è stato contestato da alcuni cittadini che poi sono stati identificati e allontanati dalla Digos. Vediamo. Pettinari, siamo in via Lago di Borgiano. Lei, diciamo, settimanalmente quasi torna ad accendere i riflettori sulla situazione delle periferie cittadine. Insomma, questa mattina è venuto qui nella zona dove si trovano queste palazzine sgomberate ormai da diversi anni. Intanto subito un fatto di cronaca. Questa mattina, mentre rilasciavamo l'intervista ad altre emittenti televisive private, siamo stati accerchiati da tipi loschi che ci hanno minacciato ed insultato. Poi hanno sparato dei petardi, quindi per intimorirci e
perché evidentemente non è gradita la nostra presenza che veniamo qui a denunciare l'illegalità. Poi grazie alle forze, agli agenti della Digos presenti che hanno garantito la nostra incolumità. Ora noi siamo venuti qui per denunciare la grande farsa, perché si sta procedendo per l'abbattimento del ferro di cavallo, hanno sgomberato alcune famiglie, stanno venendo qui ad occupare abusivamente, quindi si sta spostando l'illegalità di 300 metri dal ferro di cavallo in via Lago di Capestrano, via Lago di Borgiano. Questa è la più grande vergogna, la più grande farsa. Si spendono milioni di euro per abbattere una struttura pubblica e si stanno spostando qui. Qui sono pieno di occupanti abusivi, persone che non hanno i requisiti per stare negli alloggi popolari e continuano a delinquere, criminali, spaccio di droga tutte le ore dalla sera alla mattina, palazzi utilizzati come bivacchi, sporcizia diffusa dappertutto, e poi sentite la vergogna delle vergogne nel mentre io con altri cittadini ci battiamo per ripristinare la sicurezza contro delinquenti e criminali. Sta arrivando in Consiglio regionale un emendamento per sanare gli occupanti senza titolo delle case popolari, vuol dire che al danno la beffa che gli occupanti senza titolo che non hanno diritto potrebbero usufruire della sanatoria grazie a coloro che stanno in regione che vogliono approvare questo emendamento. Io sto facendo una guerra, una battaglia fino alla fine, quindi chiedo con forza unità fisse di polizia H24, chiedo lo sfratto degli occupanti degli alloggi popolari immediato e chiedo di ripristinare legalità, perché questi cittadini non ce la fanno più. Ci sono questi due palazzoni che dovevano essere sgomberati 4 anni fa, stanno qui a rischio crollo con anche occupazioni abusive, con un ricettacolo di bivacchi, di criminali, di delinquenti. Questo è veramente il far west, la terra di nessuno. Si faccia presto e non ci si limiti solo alla propaganda becera, oscura e vergognosa dell'abbattimento del ferro di cavallo. I problemi sono anche qui, anche questo è un altro ferro di cavallo. Nuova giornata di sciopero ieri nel Foundry dopo che l'azienda non ha rinnovato il contratto a 100 lavoratori somministrati. I sindacati si appellano alle istituzioni per convincere la proprietà a dare stabilità e a contrastare il precariato. Sono circa 100 i contratti in somministrazione che non sono stati rinnovati dalla El Foundry di Avezzano. Si tratta dell'ennesima doccia gelata per gli uomini e le donne che lavorano nel grande stabilimento marsicano, considerato un fiore all'occhiello del territorio. Alla luce degli ultimi avvenimenti, dunque, la Wiltemp Abruzzo ha indetto uno sciopero del personale somministrato e i lavoratori hanno incrociato le braccia davanti ai cancelli dell'azienda. Il punto è che ci sarebbe una soluzione che è prevista sia contrattualmente che anche legislativamente, quindi anche con risparmi economici, ma questa è una scelta proprio dell'azienda, riteniamo come unica possibilità di avere il controllo delle persone, quindi non più il risparmio economico, non più la continuità occupazionale, ma solo il controllo sulle persone per poterle utilizzare nella maniera più distorta possibile. Ovviamente c'è questa possibilità del tempo indeterminato, commissioni a tempo determinato, che garantirebbe la necessità della flessibilità aziendale ma anche la continuità occupazionale dei lavoratori, e questo è quello che non riusciamo a capire. L'appello che io personalmente faccio è alle istituzioni, a partire dal livello regionale, arrivare a quelle nazionali, devono contattare l'azienda, devono parlare con questa proprietà, se ci riescono, perché riuscire a trovare la proprietà in Cina è difficilissimo, però parlare con i rappresentanti di questa azienda che stanno qui in Italia e convincerli che il mondo del lavoro in Italia è fatto in un certo modo. Pensare di precarizzare uno stabilimento come questo, noi saremo sempre d'ostacolo a questo processo. Il bollettino Covid quest'oggi in Abruzzo: sono 486 nuovi positivi, eseguiti 2098 tamponi molecolari e 4064 test antigenici. Si registra anche un deceduto in provincia di Teramo. I guariti di quest'oggi sono invece 738. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 22.047, 254 in meno rispetto a ieri, e di questi 210 pazienti sono ricoverati in area medica, 4 in meno, 10 sono quelli in terapia intensiva, un'unità in più, mentre gli altri 21.827 positivi accertati sono attualmente in isolamento domiciliare, ne sono 251 in meno rispetto a ieri. Dei casi odierni, 115 fanno riferimento alla provincia aquilana, 150 a quella chietina, 97 a quella di Pescara, 100 a quella di Teramo, mentre 5 dei contagiati provengono da fuori regione. Per altre 18 persone sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza.
Cambiamo argomento ora, una via e una stele intitolate, così la città di Teramo ha ricordato ieri Marco Pannella alla presenza di numerosi personaggi politici, molti dei quali hanno anche condiviso battaglie e ideali con il leader dei radicali. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Teramo omaggia uno dei suoi più illustri concittadini. Un viale e una stele ricordano il leader radicale Marco Pannella, per decenni uno dei protagonisti della vita politica dell'Italia, ma che mai ha reciso il legame con la sua terra e la sua città. Nel pomeriggio di ieri tanti parlamentari, amici, colleghi di partito, persone che hanno condiviso ideali e battaglie si sono ritrovati a Teramo per una cerimonia che è stata l'opportunità per declinarne i valori e aprire l'album dei ricordi, un evento cui si è giunti su impulso dell'associazione Teramo Nostra. Lui oggi sarebbe molto felice, non solo perché gli abbiamo intitolato questa via importantissima, ma anche perché è partito il recupero del Teatro Romano, che lui è stato vicino a Teramo Nostra per più di 10 anni nella battaglia infinita per l'abbattimento dei 2 caseggiate abusivi. Siamo doppiamente felici di questo riconoscimento, ringraziamo l'amministrazione comunale, hanno accettato subito la nostra proposta. La valenza di Marco, della sua figura nella storia del paese e oltre i nostri confini è significativa, ci rende pieni di orgoglio, soprattutto perché è legata con le radici teramane. La sua teramanità è stata sempre forte, il rapporto con Teramo, pensiamo alle battaglie che ci hanno consentito oggi di aprire il cantiere del Teatro Romano e non solo, pensiamo alla sua vicinanza a Teramo, alla scelta di essere sepolto e riposare nella nostra città. Ricordo di Marco, la prima volta che sono venuto a Teramo con lui, nel lontano penso 2000, primi anni 2000, una delle prime cose che mi mostrò fu il biancone, che non è un monumento, non è niente di artistico, era un cane che stava sempre in Piazza del Duomo e con cui lui giocava sempre ovviamente. Dopodiché andammo in carcere. Dice, quando ero giovane tutti mi dicevano che ero bello, cioè io mi guardavo allo specchio e non mi vedevo bello, fino a che un giorno mi sono trovato davanti allo specchio e ho detto sì, effettivamente sono bello, ma ho capito perché ero buono. E credo che questa sia un po' la rappresentazione di Marco, che era un uomo profondamente buono, ma non buonista. Era uno che tirava fuori i conflitti fra le persone, proprio per poi ricomporli nella sua bontà. A Chieti si torna a ballare alla discoteca Lo Stellario, un unicum nel suo genere perché si trova nel parco archeologico del complesso della Civitella. La serata inaugurale sarà l'11 giugno. Selenia Secondi. Riparte l'estate dello Stellario, la discoteca a cielo aperto che per anni ha fatto ballare sotto le stelle al parco archeologico della Civitella di Chieti. Si apre con la musica del DJ Harvey, che è stato tra i primi esponenti del sound da discoteca garage house americano nel Regno Unito, una leggenda che il Rolling Stone America ha definito il Keith Richards dei DJ. Finalmente si concretizza questo contratto di gestione che la nostra amministrazione mediante la deputazione teatrale ha messo in campo, una gestione che prevede la durata di ben 3 anni di tutto il parco archeologico, sia dell'anfiteatro dell'arena e sia della parte di Piazza di Resta dove si è sempre fatto l'intrattenimento con il cosiddetto Stellario. Oggi siamo qui proprio per presentare la stagione dello Stellario, una rassegna importante a cura di un direttore artistico importante qual è Arturo Capone, con artisti e DJ di carattere internazionale. Oggi abbiamo presentato DJ Harvey, che è il primo di questi ospiti che avremo. Amico mio, anche un po' perché sono il suo primo fan, soprattutto perché da quando è tornato dopo 10 anni di assenza dall'Europa l'abbiamo fatto sempre a Chieti. Quest'anno sono contento perché ha deciso di venire solo a Chieti. Aveva sotto nel piatto
fatto la proposta di tre grandi eventi, tre grandi date in Italia, Milano, Roma e Napoli, ma ha deciso di venire solo a Chieti, quindi io sono contentissimo. Per me Harvey è il DJ di riferimento, ma non solo per me, per la gran parte di tutti i DJ del mondo, DJ Harvey è il riferimento. Lui tra l'altro è il DJ resident della discoteca di Ibiza dove andavano nomi illustri. Sì, sì, lui fa il lunedì al Pikes di Ibiza, che è il party più bello d'Europa, ma non solo il Pikes. Harvey ha richieste di residenza in tutti i club del mondo, dal Panorama Bar al The Marcantin, tutti i club Lux Fragile, tutti lo vogliono per una residenza. La rassegna è dedicata all'architetto Claudio Finarelli, che si occupò proprio della realizzazione del Parco Archeologico della Civitella. Parco archeologico che fu progettato dall'architetto Finarelli, e un ricordo anche questa rassegna in nome suo. Sì, e devo davvero ringraziare l'amministrazione ed Arturo per aver voluto omaggiare la figura di mio padre, anzi della persona che posso dire di avere l'onore di chiamare padre, e spero assolutamente che possa essere un'occasione per onorare quella che era la volontà iniziale, ossia quella di riportare i giovani e dare uno spazio da abitare e da vivere veramente. Sarà un'estate ricca di eventi fra musica, teatro e divertimento. Francavilla al Mare si prepara ad accogliere i turisti. Un calendario fitto di appuntamenti. L'estate di Francavilla vedrà davvero tanti eventi. Sindaco, musica, teatro, cultura, sport. Un calendario davvero fitto. Oggi sono contenta di presentare il primo calendario della stagione estiva in cui io sono sindaco per la prima volta. Dopo i primi mesi di programmazione e pianificazione, oggi presentiamo questo calendario. Stiamo per approvare il bilancio, che sarà che è l'anima dell'amministrazione e sarà caratterizzato da investimenti nelle politiche sociali, nelle manutenzioni, nei lavori pubblici, ma ovviamente anche per turismo e cultura, perché Francavilla è una città a vocazione turistica, quindi c'è un calendario davvero davvero molto ricco. Quest'anno si torna nelle piazze, il Blue Bar tornerà in piazza, le feste di Sant'Alfonso, il Cenacolo dei Sapori, il Macondo Festival, il premio Michetti e tanto tanto altro. Credo che ci sono due o tre eventi che vorrei ricordare, perché innanzitutto abbiamo inserito un programma straordinario che avrà il nome di Francavilla Life. Si tratta di una proposta di oltre 120 esperienze, itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta, con il Segway oppure anche in treno per andare nelle località vicine, proprio che verrà proposto negli hotel, nelle strutture ricettive, in tutte le attività commerciali, nei ristoranti, per far sì che i turisti ma anche i cittadini conoscano le nostre straordinarie colline, il nostro patrimonio artistico e le nostre diciamo tradizioni enogastronomiche. Quindi saranno dei percorsi e delle esperienze da proporre a turisti e a residenti, e credo che questa sarà una proposta che caratterizzerà quest'estate. Ci sarà poi lo Shockwave Festival, che è un'arena sul mare di oltre 7.000 metri quadrati sul lungomare Francesco Paolo Tosti, sulla spiaggia, che vedrà quattro serate con Tommaso Paradiso, i Pinguini Tattici Nucleari, Coez, Ariete, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Tornano poi gli appuntamenti tradizionali come Fuochi a Mare, come il Blue Bar, Filosofia a Mare, avremo un festival delle letterature e delle narrazioni in cui avremo una serata con gli ospiti, che vedrà come ospiti finalisti del premio Strega. Insomma, davvero c'è un programma ricco, ricchissimo, anche grazie alle associazioni culturali che operano nella nostra città. Fino al 3 luglio sarà possibile ammirare 90 opere di Andy Warhol nell'ex convento degli Zoccolanti a Montorio al Vomano. La mostra, di sicuro a livello internazionale, è stata curata dall'associazione Arte Live con il contributo del comune di Montorio. Tania Bonici Castelli. Sì.
Nelle sale dell'antico convento degli Zoccolanti di Montorio al Vomano è possibile ammirare fino al 3 luglio molto del percorso artistico di Andy Warhol, l'ideatore della pop art. Alcune delle 90 opere presenti sono state in mostra recentemente all'Ermitage di San Pietroburgo e presto saranno esposte ad Istanbul. La mostra, di sicuro livello internazionale, dal titolo Andy Warhol in the City and More, è stata organizzata dall'Associazione Culturale Arte Live con il contributo del Comune di Montorio. L'Associazione Arte Live ha sede a Teramo, organizziamo da eventi musicali, festival, mostre e tante cose culturali, diciamo, tutto ciò che riguarda l'arte in generale. L'esposizione si apre con la prima opera del maestro, I Cats, famosi perché Warhol negli anni 50 amava profondamente il suo gatto Sam. Si passa poi al Golden Book, esposto per intero, e alle Marilyn Monroe degli anni 80. Tra le opere museali presenti a Montorio di estremo valore c'è Flowers del 1964, un'opera unica su tela. Questa mostra offre un percorso storico dell'artista Warhol, fin dai primi pezzi negli anni 50 agli ultimi, l'ultimo è dell'86 esposto, e offre quindi allo spettatore tutta quella che è stata l'evoluzione, il percorso, la ricerca e lo studio del maestro Warhol. Queste sono tutte opere autenticate dalla Fondazione Warhol, certificate, confluite nella New Factory Art, di proprietà pertanto di collezionisti privati, e quindi è un'opportunità anche appunto per questo di trovare qualche chicca, qualche opera che probabilmente in grossi poli museali non verrebbe esposta. E ora la pagina dello sport, partiamo dal calcio, altra settimana senza novità di rilievo in casa Teramo. Il comunicato di Iachini di mercoledì scorso ha voluto chiarire il momento delle casse societarie, ma lunedì Ciaccia sperano di riavere il controllo delle quote del club. Jacopo Forcella. Il tempo passa, inesorabile, e un'altra settimana se n'è andata col Teramo ancora fermo al palo, aspettando che lunedì venga fuori qualche novità dal Tribunale di Roma sulle misure che hanno portato le quote del club ad essere amministrate da tecnici nominati dal Foro Capitolino. In settimana il comunicato di Franco Iachini sulla salute delle casse biancorosse ed eventuali responsabilità del passivo attuale non ha modificato comunque uno scenario che vede ancora tutto in divenire. La politica, sindaco Gianguido D'Alberto in primis, chiede di fare presto e di avere la lungimiranza di trovare una soluzione prima che il tempo, ancora una volta inesorabile, decida per tutti. I contatti con Bizzaglia, che sarebbe interessato anche alla Viterbese, con Rizzaro, ultimo in ordine di tempo, finora non hanno spostato assolutamente nulla. Tra un mese quasi esatto scadono i contratti di molti calciatori, dell'allenatore, del direttore sportivo, mentre manca ancora meno alla messa a punto dei documenti per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Ora, posto che Teramo Reggiana, ultima gara della stagione regolare, risale a più di un mese fa e che da allora, rumors a parte, non c'è stato più nulla di rilevante da segnalare, forse andrebbe presa coscienza che la clessidra viaggia veloce, più veloce dei tempi della diplomazia, dei contatti, delle chiamate esplorative e delle strategie sotterranee. A questo punto la giornata di lunedì, ammesso che porti lo sblocco delle quote detenute dai Ciaccia, cosa che rimane comunque un'eventualità, ci sarà da fare presto, ma davvero presto. Defilato Spinelli in questo frangente, si è passati dall'ingresso alla sponsorizzazione al silenzio. Tattico? Probabile. C'entrano qualcosa i numeri del comunicato di Iachini? E chi può dirlo? Se così fosse, sarebbe un discorso che riguarderebbe chiunque provi ad avvicinarsi alle sorti della società. I Ciaccia sperano di riavere il Teramo nella pienezza delle possibilità. A quel punto ci sarebbe una lunga volata fino al 22 giugno. In caso contrario, gli interrogativi permarrebbero e sarebbero addirittura anche di più, e in ogni caso la strada del mantenimento della categoria pare essere l'unica che si vuole giustamente prendere in considerazione. Solo qualora le cose cambiassero, allora si inizierebbe a ragionare su altro. Per ora, però, il silenzio è essenzialmente
delle parti in causa. La tifoseria aspetta con fiducia, certo, anche se ogni giorno che passa, senza che accada un bel nulla, fa calare il termometro dell'ottimismo, come è giusto che sia. Il ciclismo, il vice direttore di corsa RCS Stefano Allocchio, ospite di Velogio, giovedì scorso ha aperto alla possibilità che nel 2023 il Giro d'Italia possa partire proprio dall'Abruzzo e ovviamente i discorsi sono già avviati, ma c'è da battere la concorrenza anche di altre regioni. Ascoltiamolo. Dopo la 3 giorni appena data agli archivi, il Giro d'Italia 2023 potrebbe incontrare di nuovo l'Abruzzo, ma in un'altra veste, non come quest'anno. Con l'ascesa sul Blockhouse, il giorno di riposo e la ripartenza da Pescara verso Iesi. Ma, ed è una possibilità, come regione da cui partirà la Corsa Rosa. Un'opportunità sulla quale si lavora, visto che lo start tra 12 mesi non sarà più all'estero, come in questa annata che ha visto l'Ungheria dare il via. Una chance fattibile e confermata anche il giovedì sera nel corso della trasmissione Velo da Stefano Allocchio, vice direttore delle corse RCS, che lavora già all'edizione 23, aspettando che si concluda questa all'Arena di Verona. Allora, il Giro 2023 parte dall'Abruzzo? Ma è continua, ci si lavora. Bene, ci basta e avanza come risposta. Allocchio non si sbottona più di tanto, ma ammette che l'Abruzzo è tra le regioni candidate alla partenza del Giro, anche se dovrà battere la concorrenza, da vedere quanto folta e con quali argomenti in tasca. No, ci sono altre, veramente, adesso a parte gli scherzi, ci sono altre candidature sicuramente. Veramente, come ti stavo dicendo, stiamo lavorando per un progetto molto importante e quindi a breve, fra un paio di mesi, sicuramente, come facciamo di solito, faremo una presentazione della grande partenza, ecco. Ha vinto il massimo campionato giapponese di pallavolo con gli Stings. L'allenatore italiano del volley Federico Faggiani è stato ieri a Montesilvano per tenere uno stage coi ragazzi della Cetias Volley. Che differenza c'è tra la pallavolo che si fa qui normalmente e quella del Giappone, che ha comunque una storia, una tradizione notevole? Innanzitutto io ringrazio la società di Montesilvano, tutti quanti, per me è un onore, un piacere tornare dopo 5 anni qua. E anche ho avuto anche la fortuna di lavorare con Enrico Cecamore. E differenze molte perché differenti metodologie influenzate dalla cultura giapponese, differenti maniere di lavorare in palestra e anche nelle aziende, quindi nei club, però sicuramente un grande tanto da imparare dalla loro cultura, dai loro modi di lavorare. E nessun rimpianto fino adesso. Nella brochure di presentazione dell'evento si parla del mondo di Mila Ishiro. È chiaro, magari questo è un riferimento che viene dato anche ai più giovani che si approcciano alla disciplina. Per quanto riguarda il popolo italiano, noi abbiamo qualche stereotipo del Giappone, no? Sono molto disciplinati, sì, quello è vero, sono disciplinati, ma ovviamente ogni popolo, ogni paese, ogni persona è diversa. Sicuramente Mila Ishiro ha portato qualche influenza nel nostro paese, ma vi sono molte cose, aspetti diciamo un po' in ombra che non sappiamo e quindi magari oggi sarò qui per spiegarlo e introdurlo. È stata una parentesi che ha portato anche soddisfazione a livello professionale. In Giappone sono per 3 anni di seguito, io questo è il mio 4º anno come primo allenatore, il primo anno, però negli ultimi 3 anni abbiamo vinto il campionato, la V-League, poi abbiamo vinto la Tennohai, cioè la Coppa dell'Imperatore, e poi quest'anno siamo andati in finale anche della Kurowashiki Cup, una seconda coppa che si gioca in Giappone, quindi più o meno abbiamo avuto quasi tutte le medaglie. Si concluderà a breve l'esperienza in Giappone o è destinata ad andare avanti? No, il prossimo anno sarò in Giappone da primo allenatore, il mio 2º anno come primo allenatore, quindi sono contento, ogni anno una nuova sfida, un nuovo capitolo. Era l'ultima notizia, i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine settimana.